Oggi vi parlo di Mizu, eccola qua. Molti di voi forse la conoscono già perché Mizu è praticamente il leader nel settore delle bottiglie metalliche, dei thermos, di tutti questi prodotti fighi qui, ma più che del prodotto in sé, che per carità è bellissimo, l'incisione al laser, wow, fighissimo. Vorrei parlarvi invece di quello che sono le radici, di chi sono i fondatori, di quello che c'è dietro al marchio Mizu. Conoscere comunque quello che stava dietro a questo brand mi ha avvicinato, me l'ha fatto sentire un po' mio, mi piace un po' la storia di come è nato e quindi ve la racconto. Quando saprete cosa c'è dietro e come nasce Mizu, secondo me vi starà molto simpatica, la sentirete un po' vostra anche voi. Mizu nasce nel 2008 e i suoi fondatori sono, pensate un po', Jussi Oksanen e Brad Kramer. Forse non tutti si ricordano Brad Kramer, che è un filmer di snowboard abbastanza conosciuto, ma secondo me quasi tutti, quelli almeno quelli un pochino più grandicelli come me, si ricordano Jussi. È uno snowboarder molto famoso, per molti addirittura ancora oggi è uno dei migliori freerider, insieme a Travis Rice, Jeremy Jones, per molti è ritenuto uno dei migliori freerider backcountry della scena mondiale. Nel 2008 Jussi e Brad sono in viaggio in Alaska per registrare delle video parte di snowboard ed è proprio lì in Alaska, in quei panorami incontaminati, che i due si rendono conto della quantità incredibile di plastica che producono in questi viaggi che fanno, cioè di quante bottiglie consumano ogni giorno, bicchieri, cose usa e getta. E se ci pensate, quando siamo in viaggio è proprio un momento in cui ne produciamo ancora di più dei rifiuti, perché usiamo molte più cose usa e getta di quelle che usiamo quando siamo a casa nostra. Inoltre, quando si fanno queste avventure, c'è anche proprio continuamente l'esigenza di idratarsi, di energia, quindi quando si fanno sforzi particolari, dalle barrette agli integratori, alle bottiglie, e quindi è tutto continuamente un produrre rifiuti inutili. Ed è proprio in quel momento, durante questa avventura, che i due realizzano che devono fare qualcosa. Di lì a pochi mesi i due fondano Mizu e cominciano a produrre i loro contenitori metallici. Quando io ho letto questa storia mi sono immedesimato all'istante, in quel momento in cui i due si sono guardati e si sono detti che qua dobbiamo fare qualcosa. E sono sicuro che se anche tu fai sport di tavola è capitato almeno una volta anche a te di trovarti in quella spiaggia bellissima, in quella foresta stupenda in alta montagna, e di guardare magari a terra e di vedere magari la bottiglia, oppure di vedere una spiaggia completamente ricoperta di rifiuti in plastica. Quelli sono i momenti in cui avviene quel click e dici no, non va bene, dobbiamo fare qualcosa. Da quel 2008 sono passati parecchi anni, oggi Mizu è leader in questo settore e produce tutta una serie di articoli davvero interessanti che io li ho scoperti da poco. Sinceramente prima conoscevo soltanto la bottiglia metallica. Queste ad esempio sono delle cannucce riusabili con lo stelo in metallo e la parte sopra in silicone, che potete usare, lavare, rilavare più o meno all'infinito. Bicchieri metallici, thermos per tenere anche in caldo le vostre bevande, che è sempre una bella cosa quando, soprattutto quando fate freeride, cose del genere. Inoltre produce anche una linea di schema filtration con tutta una serie di articoli molto interessanti per le avventure. Sono questi contenitori con dei sistemi di filtraggio come questo, che hanno un filtro molto particolare. Si tratta di un filtro in nanotecnologia sviluppato in collaborazione con la NASA addirittura. Probabilmente, cioè, quando li avvitate, un razzo missile, cazzate a parte. E questo filtro qua è davvero interessante e nei prossimi video lo andiamo a testare e a provare, perché è un filtro, come vi dicevo, in nanotecnologia che filtra, vi permette di eliminare tutti i metalli pesanti dall'acqua, ma anche il cloro e altri componenti dannosi. Quindi potete prendere l'acqua anche non potabile e con questo filtro lui verrà rende potabile. Hanno due filtri diversi, uno si chiama Adventure, uno si chiama Everyday. L'Adventure chiaramente ha un potere filtrante molto più alto, potete anche prenderci proprio per assurdo l'acqua delle pozzanghere e filtrarla per poi berla. E mentre invece l'Everyday è un filtro più per tutti i giorni, appunto, come dice la parola. Poi vediamo nel dettaglio come funzionano questi filtri, guardiamo un po' di cose in più, li proviamo anche nei prossimi video perché sono davvero curioso. Uno e una due. Ora, di prodotti simili a Mizu, magari non così fighi, non così robusti, sul mercato ce ne sono davvero tanti. Quello che dico io è: facciamo qualcosa tutti insieme per ridurre questo inquinamento da plastica. Cerchiamo davvero di ridurre al minimo partiamo dalle bottiglie di plastica, che sono davvero una cosa che
quasi tutti usiamo ed è pieno il mondo, ce ne sono veramente troppe. Qua sotto in descrizione trovi i link ai prodotti Mizu. Come al solito, se ti è piaciuto questo video oppure pensi possa essere interessante per qualcuno che conosci, condividilo, lascia un like, segui la pagina YouTube Vagaborder, così rimarrai sempre aggiornato quando escono altri contenuti, prodotti interessanti, magari quando parliamo della linea Filtration. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!